Material Preview apre la stagione 2015 per quanto riguarda il settore conciario. Siamo qua alla stazione Leopolda di Firenze per la presentazione Summer 2016. Paolo Cipriani è il patron di Material Preview. Siamo qua, come detto, a Firenze. Questa è la presentazione del 2016-2017 estate. Primavera estate 2016. Sono le nuove tendenze della stagione. Come al solito noi come evento partiamo, siamo lo start veramente nel panorama delle tendenze. Il primo evento che parla veramente dal via alla stagione estiva, a cui poi verranno seguite tutte le altre manifestazioni del settore conciario, del calzatura e pelletteria, di tutta la, diciamo, il panorama fieristico internazionale. Noi come al solito diamo l'inizio, in quanto facciamo ricerca, facciamo studio e partiamo con le aziende chimiche in anticipo per permettere ai conciatori e calzaturieri, pelletterieri, gli uffici stile in generale di avere già un buon start per la stagione. Poi ognuno farà le proprie scelte, farà le proprie considerazioni, ma mettiamo tutto il mondo della pelle in grado di iniziare a lavorare. Paolo, Material Preview, questa edizione è vicina proprio a Pitti. Pitti è proprio qui accanto alla fortezza d'Abbasso, quindi molti buyer, lo possiamo già vedere, sono qui. Sì, questa è una decisione, diciamo, pensata e decisa insieme a Pitti Immagine, che costituiscono un polo di attrazione internazionale molto molto ormai affermato. Noi di conseguenza costituiamo un evento collaterale, ma crediamo e comunque siamo convinti di costituire un buon supporto a un evento che ormai ha 86 edizioni. Siamo arrivati allo stand di Emilio De Bernardi e Real Color. Siamo qui con Alessandro Bertoncini. Cosa presentate al vostro stand? Quest'anno ci siamo indirizzati soprattutto sulla pelletteria, articoli un po' volanati, un po' sportivi, un po' di tutto, diciamo, perlati, un po' di tutto. Allora, facci vedere il risultato delle vostre tendenze moda primavera-estate 2016. Partiamo con un vitello volanato smerigliato da pelletteria con una lamina interna che dà luce all'articolo, per proseguire a un cervo sempre per pelletteria rifinito opaco. Poi passiamo a stampati di vario tipo più o meno lucidi, per arrivare al lucido abbastanza estremo di una lamina perlata, sempre su uno stampato per pelletteria. Dopodiché passiamo ai nabuc ingrassato con cera, nabuc ecologico al vegetale,
sempre in Nabucco vegetale, sempre ecologico, vari articoli per pelletteria più o meno lucidi su vitelli interi, vedi, caratteristica, questo è opaco, poi andiamo su un volanato un po' più lucidino per arrivare a un perlato lucido, dopodiché ci spostiamo un po' più sul classico rifinito semilucido trasparente, via via sempre più nel lucido per finire al glitter, sempre su un lucido. Ci spostiamo sul discorso scamosciati su crosta di vario genere, più o meno rifiniti, sempre con tutte le tendenze dei colori moda di quest'anno, stampati, stropicciati, lisci, leggermente lavorati con lamine parziali e intere, abrasivati e così via. Siamo giunti anche allo stand Alpa, siamo qua con Riccardo Maccioni della Chimica Service SRL. Abbiamo visto uno stand veramente affollato fino ad ora. Sì, buongiorno, veramente siamo molto contenti dell'affluenza che abbiamo avuto fino a questo momento e siamo qua, aspettiamo ancora nuovi clienti che arriveranno sicuramente. Allora, facci vedere Riccardo quali sono le novità che proponete per la prossima primavera. La collezione si sviluppa abbastanza variegata, abbiamo iniziato con una serie di pelli con lamine e paillette per un discorso di freschezza estivo molto, molto pulito, ma nello stesso tempo con un tocco di eleganza. Come vedete sono tutti colori che danno tranquillità e danno una certa freschezza nello stesso tempo. Continuando nella collezione, abbiamo un materiale molto più sportivo su dei mezzi vitelli a pieno fiore, semi anilina per la calzatura, dove non abbiamo voluto esagerare con l'estro, ma ci siamo mantenuti sul classico, molto classico. Varie sfumature, cioè nel senso dall'opaco fino ad arrivare a effetti molto lucidi, sempre con mani molto calde e mani rotonde. Un po' di stampato per aiutare la conceria con le selezioni e infine abbiamo sempre per la calzatura un articolo molto molto particolare che è un'imitazione di culatta di cavallo per una scarpa molto più pregiata. Un altro articolo che ha avuto molto interesse è questo articolo slavato sempre per la calzatura, dove si vuole ottenere naturalezza, scarico e brillantezza. Poi una serie di pelletteria molto classica dove si va a prediligere l'uniformizzazione del colore e mantenere la naturalezza del tatto e la e lo scarico, diciamo, della pelle. Per finire quest'anno abbiamo voluto esagerare e abbiamo creato queste combinazioni tra varie paillette e questa nuova carta che noi chiamiamo
volgarmente carta vernice, perché effettivamente ricorda molto la vernice classica che viene eseguita con attrezzature particolari, mentre questa è possibile eseguirla semplicemente con l'applicazione. Andrea Meucci, siamo giunti allo stand della Dermacolor di Castelfranco di Sotto. Un'ottima presentazione questa edizione. Sì, siamo contenti dell'affluenza che c'è stata in questa prima mattinata e ovviamente è la prima fiera che fa un'anticipazione di moda e colori e quindi per noi è molto importante ed è anche molto difficile azzeccarci, quindi speriamo di aver colto nel segno quest'anno e vi faccio vedere cosa abbiamo portato come anticipazione. Si parte da un articolo abbastanza particolare, è un concetto di pergamena che è molto adatto per articoli di borsetteria. Si passa a delle nappa metal free per abbigliamento e una nappa con un effetto molto gommato, un effetto cationico che copre molto bene i difetti. Si passa a degli articoli fondo bianco che si prestano molto bene per il plotterato. Questi, come questi qua, che noi abbiamo utilizzato a scopo pubblicitario, è un fondo bianco, questo è un metal free, mentre questo parte addirittura anche da un cromo. Poi ci sono delle croste con delle paillette e delle smerigliature particolari, stampe di nuova generazione, stampe che hanno dei piccoli intagli con delle macchiature a rullo o a tampone, il craquelé, nostro articolo storico che viene fatto a mano prima della conciatura e quindi una volta finito l'articolo non rompe più, ma infatti rimane la craccatura originale. Un'altra crosta con un effetto stampato argentato, una crosta inglese che ha una forte caratteristica idrorepellente, infatti passa le 2 ore al penetrometro, una crosta valorizzata dal lato rovesciato, alcuni camosci per abbigliamento e calzatura, un palmellato, abbiamo ritirato fuori un articolo storico, altre croste con effetti smerigliati e argentati, fino ad arrivare ad una nappa con un effetto gommato fatto di rifinizione, dei nabuc, ovviamente nabuc effettuati su materiali molto pregiati, fino ad arrivare a delle nappe da abbigliamento molto volanate, molto leggere, con delle caratteristiche molto particolari. L'articolo college da calzatura è un articolo che ormai facciamo da anni, un articolo che si presta molto bene al montaggio in calzatura e quindi alla spazzolatura finale. La vernice, articoli da abbigliamento leggerissimi, fino ad arrivare ad un ingrassato che noi proponiamo in una misura medio pesante anche per l'estivo per fare articoli tipo barca o eccetera eccetera. Questa è una crosta che ha avuto in pratica un processo di vulcanizzazione, si vanno a dare delle resine che poi sono reattive alla temperatura e quindi rendono molto bene alla stampa. Un articolo da calzatura fatta su delle ovo caprine fino ad arrivare ad una nappa idrorepellente, una nappa leggera che ha delle tenute molto interessanti. Questa ha una mano molto oliata per fare in particolare degli articoli da calzatura. Abbiamo presentato la gamma di colori volutamente su dei grupponi al cuoio, perché ovviamente venendo dalla Toscana, che è il nostro distretto del cuoio da suola, l'occasione migliore era quella di presentare la gamma dei colori estivi su dei grupponi
da cuoio suola. Si arriva ad una stampa con delle vernici stampate sul saffiano, una stampa a mille righe molto larga, con una costola molto larga effettuata su una crosta, fino ad arrivare ad una pelle con un effetto molto schiarente, che però ha la caratteristica che una volta che viene rispazzolata ritorna scura. Abbiamo fatto un abrasivato a tre colori, una cosa un po' particolare, sicuramente un articolo d'effetto per la calzatura. Questo è un pellame ovo caprino con delle stampe e dei disegni particolari, box lucido, un box che ormai è un articolo storico, lo produciamo da anni, un bellissimo avancorpo al vegetale. Questa è una concia classica al vegetale che valorizza al massimo l'aspetto di questo pellame. Un articolo spazzolabile, si presta particolarmente bene per la calzatura. Alcune particolari tipi di stampe, qui abbiamo voluto valorizzare una stampa vipera con un disegno a rullo e poi una tamponatura a mano, fino ad arrivare a questo capretto da abbigliamento, un'altra stampa di tipo lucertola con un leggero effetto argentato, una vernice con degli inserti in metallo, uno stampato bottalato con una spuntatura piuttosto pesante, un articolo adattissimo anche alla borsetteria, una crosta con un disegno a rullo di tipo militare, un altro articolo da abbigliamento, un altro tipo di stampa, un intrecciato macchiato a mano, una crosta, un velour classico valorizzato nel colore estivo, un altro articolo d'abbigliamento. Questo è un crass vegetalizzato, partenza cromo, molto soffice, molto morbido. Questo è un articolo in crust non rifinito, l'abbiamo voluto presentare proprio per la necessità di poterci fare sopra poi delle rifinizioni che uno vuole. Qui ci sono altri articoli da calzatura, sono croste con degli effetti argentati dati dalla stampa, un'altra crosta stampata con una paillette, fino ad arrivare a uno degli articoli che volevamo presentare, che è un nostro compound, abbiamo chiamato Biflex. In pratica si va a fare una riconcia su queste pelli con un prodotto unico che ha i riconcianti e gli ingrassi insieme, quindi ci permette di lavorare in tempi molto ridotti arrivando a dei risultati eccellenti. Questi sono due effetti di volanatura, uno un po' più spinto durante la notte e uno che si ferma alle due ore di bottalatura. Queste sono le nostre proposte per il metal free. Queste sono nappe molto leggere, senza cromo e senza altri metalli. Questo è un articolo un po' più sostenuto per la calzatura e questo è lo stesso articolo che abbiamo visto prima con destinazione Plotterati. Daniele Marinaie della Chemas di Santa Croce sul Lano, un'azienda molto importante nel comparto dei prodotti chimici. Vediamo che ancora, nonostante che questo è l'orario della pausa pranzo, lo stand è sempre affollato. Sì, mi dispiace per loro perché magari non avranno trovato posto, ma preferirebbero mangiare, ma qualcheduno c'è. La presentazione di questo stand per quanto riguarda la prossima primavera estate 2016, cosa presentate? Ma noi abbiamo delle peculiarità abbastanza importanti che sono soprattutto sulle pelli gommate, di cui abbiamo depositato il relativo brevetto già da un pezzo e stanno dando molte soddisfazioni. Infatti abbiamo prodotto tante pelli per tante firme, cioè concerie che lavorano per firme, e poi abbiamo come novità delle pelli free metal che hanno, diciamo, la peculiarità di non avere agenti metallici e quindi non allergenici in nessun tipo. Allora Daniele, vediamo queste novità. Beh,
Allora, questi sono tutta una serie di pelli wet blue che però hanno un effetto marcato vegetale, come se fossero vegetali, ma in realtà sono pelli conciate al cromo normali. Tutta una serie di pelli. Questo è un effetto tagliato che dà una particolare iridescenza alla tintura. È fatta tutto di botte, non c'è nessun apporto di rifinizione. Queste sono pelli raggrinzite da wet blue, è una tecnica abbastanza difficile, ma anche dà delle particolari effetti sulla pelle. Sono pelli non banali, hanno pelli che hanno un carattere molto sportivo. Passiamo poi a delle pelli con le grane, che hanno grane tutte naturali, senza essere stampate, con effetti morbidi, grane anche gommose, in quanto riusciamo a dare una particolare pienezza all'articolo. E qui stiamo alle pelli free metal. Queste pelli non hanno nessun metallo aggiunto, né nella concia, né nella riconcia, e né nella tintura. Non hanno rifinizione e sono pelli come escano dal bottale, né più e né meno. Si parla poi di vegetali, ma vegetali con un grande effetto gonfio. Si cerca di dare novità anche alle pelli che hanno storia di millenni, ma che sono sempre state viste in un modo meno fantasioso. Pelli per pelletteria, si riesce a fare pelli che bottalando non montano assolutamente la grana, hanno una granettina piccolissima e servono per fare borse di grande pregio, compreso degli stivali da uomo, da donna, da chi, insomma, una pelle abbastanza prestigiosa. Croste, queste croste hanno una particolarità di avere la sezione nera all'interno e il colore chiaro fuori. È abbastanza facile fare il contrario, ma è molto difficile fare in questo sistema. Qui si va al vero clou del campionario, che sono le pelli che hanno all'interno proprio la gomma. Hanno una pienezza, una elasticità, una non soffiatura estrema e portano dei grandi vantaggi alla stampa e alla pelle intesa proprio come sia per calzatura che per pelletteria, per avere una pienezza estrema. Riusciamo a fare pelli anche alte di spessore, tipo grupponi, che danno proprio una perfetta aderenza del fiore e l'impossibilità della soffiatura. Altre cose sono per esempio le stampe, come dicevo prima. Qui si arriva a dare una definizione proprio millimetrica e dà una, come vede, una effetto HD alla stampa. Cioè, se lei guarda attentamente, non riesce a trovare un neo di indefinizione a questo tipo di stampa, come pure questa. E più abbiamo poi tutte le pelli piccole con gli intrecci fatti in una maniera, diciamo, un po' più fantasiosa, e sempre con le gomme stretch naturali senza usare stoffe, e chissà chi ce n'ha più ne metta. Noi siamo a Santa Croce sull'Arno, vendiamo prodotti chimici per conceria. La nostra vita è questa e siamo, credo, a Santa Croce un'eccellenza nel mondo nel fare le pelli. E termina qui questo speciale Material Preview Summer 2016. Un ringraziamento a Daniele Papini, da Maurizio Zini, veramente tutto. E vi diamo appuntamento al prossimo 16 giugno per l'edizione autunno-inverno 2016-2017. Thank you.
Manuel Villa, il responsabile moda, premium leader, si dice proprio così? Sì, calzatura e pelletteria della VASF, sì. Del gruppo BASF. Siamo qua a Santa Croce sul Lano perché c'è la presentazione della prossima primavera-estate 2016 che avete chiamato Edizione Imperia. Come nasce questa collezione, Manuel? Questo nasce come una collaborazione con dei consulenti che abbiamo di solito. Lavoriamo insieme due volte all'anno per elaborare le collezioni moda per la BASF, che dopo viene presentata prima in Europa e dopo in tutto il mondo. Noi con una squadra che è basata con la base a Barcellona lavoriamo con le idee che ci danno questi consulenti e dopo si preparano le ricette di bagnato e di rifinizione e dopo si cerca di provare qua a Santa Croce e ad Arzignano soprattutto per far vedere ai nostri clienti quali ci sono le tendenze. E allo stesso tempo si fa un lavoro con questo catalogo dove si trovano anche le ricette di bagnato e rifinizione. Manuel, volevo sapere come nascono questa scelta di colori, come nasce questa idea? Queste idee vengono da una fiera che si fa normalmente a Parigi, che si chiama Première Vision, dove ci sono la gente più influente di questo mondo della moda e in questo posto si cominciano a fare audiovisuali, sfilate, tutto questo e di qua nascono un po' le tendenze soprattutto e dopo noi come Coio andiamo sempre un passo indietro dal tessuto. Queste idee, questi colori vengono dal tessuto e dopo noi facciamo lo stesso lavoro con la stessa informazione sul cuoio perché sempre il cuoio viene come un complemento del tessuto. E allora Manuel, vediamo qual è la tua collezione, Edizione Imperia. In questa stazione parliamo da primavera-estate 2016, soprattutto tutte le tendenze vanno focalizzate a fare da un elemento sportivo che si usa per le sport, farlo usare nel mondo dell'alta moda. Per esempio, qua ci sono le pelli che si presentano e soprattutto quello che si vede sarà una tendenza a far vedere il cuoio come se fosse un tessuto. Per esempio qua si vede la morbidezza di questa pelle e anche viene stampata con delle stampe proprie che assimilano al tessuto tecnico, tessuto tecnico, tessuto sportivo. Anche qua c'è un altro esempio di questo tipo di stampe, dove più che un tessuto sportivo ha il nido d'ape, anche che lo fa un po' più futurista e un po' più tecnico. Tutto questo viene soprattutto per fare i complementi, le borse, abbinare con tutto il tessuto. Altre cose che ci saranno molto importanti in questa collezione sarà tutto il discorso del perforato. Avere una 3D, tre dimensioni per abbinare indietro con un tessuto come fodera ci sarà. Anche come qua si può vedere, tutto il mondo delle nappe morbide e stropisciate, anche con un po' di stampa, di stropisciato, di papiroflessia, ci sarà abbastanza. Anche delle stampe tipo sacco ci saranno molto presenti per fare questo abbinamento tra tessuto e pelle e cuoio. E finalmente si troveranno nelle tendenze cose generali anche il mondo dei metallizzati. Si troveranno metallizzati come si vedono qua nella collezione, dove si abbina un colore intenso dal tipo giallo con delle strisce metallizzate in colori intensi tipo verde, tipo blu. E anche qua ci sono altri articoli che vengono fatti con metallici colorati. Finalmente, in quanto si guarda qua al poster, per finire, le tendenze principali che abbiamo scelto noi saranno Adrenaline, dove si vede tutto il mondo della tecnologia, dove si vede lucido, dove i colori sono colori primari.
giallo, fucsia, rosso, blu. Dopo troviamo la seconda, Tectonic, basata in tutte le tonalità, tutti i toni della terra, dove la influenza è basata sul vulcano e si troveranno colori metallici, soprattutto bronzo. E finalmente la terza, che l'abbiamo chiamato Candy. La differenza tra le tre e anche questa Candy è i toni che saranno pastel. Tutti saranno pastel. Basicamente troveremo come colori principali verde e rossa. Ma in generale le cose saranno comuni per tutte e tre. Sport portato al mondo dell'alta moda, tessuto tecnologico perforato e peli nappa leggere per assimilare il più possibile il tessuto al cuoio. Allora Manuel, questa era la tua presentazione per quanto riguarda la primavera estate 2016, ma vediamo qui questa cartella, come nasce questa copertina, perché qui c'è l'originale della pelle, tra l'altro sì. Una cosa molto molto particolare. Sì, normalmente di solito quello che facciamo è tra tutti gli articoli che selezioniamo per inserire qua nel catalogo, si fa una scelta di forse quella che rappresenta un po' più il messaggio principale. In questo caso abbiamo scelto questo di qua perché è la tendenza principale Adrenaline, dove si mostrano le combinazioni di tonalità vive, in questo caso il giallo, abbinato con delle strisce che ti danno un po' di movimento, senso di movimento, in metallico color verde e color blu per fare questa abbinazione. E dopo abbiamo fatto la fotografia e l'abbiamo messo qua in la copertina del catalogo.
qualche ramo si perde per la strada. Ci eravamo anche detti, e avevamo già scritto anche nella relazione, che la moglie del presidente cinese, del premier, aveva detto di comprare cinese e di smettere di comprare europeo. Quando è stato detto sembrava una barzelletta, tutti in qualche maniera ci si sorrideva. Oggi purtroppo si è visto che negli ultimi due o tre mesi le cose stanno cambiando. Abbiamo il problema della Russia, che dopo le sanzioni ha avuto il problema del rublo, che oggi parlavano del 60-65% meno, quindi anche questo è un forte segno negativo. Poi abbiamo la USA, che non parte, tutti si vede i segni positivi del 2-3%, ma per il nostro settore, il settore della moda, è fermo. I paesi del BRICS, che in qualche maniera sembrava che fossero stato il futuro, e anche loro con le materie prime che si sono deprezzate non ne spendano più, quindi i nostri clienti in qualche maniera soffrono. Il problema grosso del petrolio, si parlava di 100-150 euro il barile, e tutti si pensava che queste nuove persone, questi nuovi ricchi che venivano avanti avrebbero continuato a spendere e a spandere, invece anche quello lì è stato un grosso buco nell'acqua. Con il petrolio a 55 oggi, 53 quando è andato, questa gente non ne spende più. Una settimana fa c'era sul Corriere delle prospettive, parlavano che con il dollaro da 65 a 75 ogni nazione aveva un suo range, da 65 a 75 la gente non ne spende più, quindi tutti quelli che in qualche maniera zuppavano il nostro brodo del lusso spariscano tutti, sempre di più. Poi ci sta l'Italia che dice che è morta, che dice che è moribonda, e le cose non vanno. L'ultimo incontro che abbiamo avuto all'Unice, all'Unione Nazionale, è stato fatto fare una ricerca. Questa ricerca cosa ha detto? Che il mondo sta cambiando. I nostri clienti sono in evoluzione, tutte le firme che oggi sono forti e che tutti si conoscano stanno entrando tutte in crisi. Negli ultimi due mesi gli ordini in azienda ne arriva sempre meno. E il problema grosso che sarà il problema per il prossimo anno, perché quest'anno chiuderemo con una produzione nel comprensorio quasi pari agli anni precedenti, quindi da essere contenti, però il 2015 si presenta non nero, forse qualche cosa di più. Però non bisogna perdersi d'animo, perché al gruppo giovani, una quindicina di giorni fa, quando ci siamo trovati, gli ho buttato lì qual era il nostro settore 40 anni fa, 45 anni fa. Gli ho detto a questi ragazzi, noi siamo partiti, almeno io con i miei coetanei, 50 anni fa, 45 anni fa, e in quei tempi si lavorava qui in Toscana, si lavorava nella zona di Sigromigno, la zona di Monsulmano, la zona di Firenze, non erano le firme ma erano le piccole aziende che facevano borse per i turisti, la zona dell'Aretino, la zona di Fucecchio, la zona di Castelfranco, sono morte tutte. Stata facendo, ci siamo andati avanti, si è cambiato, siamo andati a lavorare su Vigevano, che a quel tempo era la zona che andava per la maggiore, poi finita Vigevano ci siamo spostati nel Veronese, nelle Marche, finito le Marche siamo andati nel sud, dal sud siamo andati in Turchia e via via fino a quando è arrivata la Germania, che noi nel comprensorio per 10-15 anni siamo continuati ad andare bene per la Germania. Poi anche loro hanno cambiato tutto. Non andava più la qualità, hanno cercato il prezzo anche loro e sono spariti dal comprensorio anche loro. Però non bisogna aver paura, bisogna reagire, tirare avanti, perché come ho detto prima, tutti questi mercati che si sono chiusi in qualche maniera nel comprensorio, ci siamo sempre reinventati qualche cosa, quindi anche se oggi le firme in qualche maniera stanno calando, stanno andando sempre più in crisi, anche se purtroppo dai bilanci che presentano non si vede questa crisi, ma quando si parla con le persone che lavorano dentro è tangente, ma non bisogna abbandonarsi, bisogna andare avanti, cercare in qualche maniera di far sì che ci sia sempre un domani nel comprensorio.
Come associazione, che quindi come conciatori abbiamo investito, fra un mese si farà l'inaugurazione di Ipoteco, che è un ambiente di 2700 metri, tutto pieno di laboratori, e che si sta lavorando con le firme per mettere insieme l'utilizzo di questi laboratori. Abbiamo la formazione, quindi si è fatto un investimento insieme al pubblico di circa 6 milioni di euro. Nelle vasche l'accordo di programma si sta andando avanti, anzi siamo partiti veloci, che nella regione ci hanno detto ma andate troppo forte, piano. Si sta inaugurando fra un mese anche quello, quattro vasche che ci permettono oggi, quando succedono le famose bombe d'acqua, in qualche maniera di gestire il tutto. Quindi è un qualche cosa che si sta andando sempre più avanti. Abbiamo fatto il DEC. Il DEC cos'è? L'unione di tre società nostre per cercare del depuratore, l'ex espanso e il cromo, per cercare di fare una società unica per risparmiare, e quindi per tutte queste cose vanno da non stare fermi, ma in qualche maniera di andare avanti per abbassare i costi e essere sempre più competitivi. Stamani, e vi faccio gli auguri, però stamani ho visto sul bollettino che c'è scritto la guerra fra Santa Croce e Pontevera, che l'anno divide. Noi siamo tutti conciatori, chi scrive queste cose sono cose, magari le scrive per vendere. Non esiste una divisione fra conciatori della riva destra e conciatori della riva sinistra, tutti si fa il solito interesse e tutti si ha intenzione di stare insieme. Da parte nostra la porta è sempre aperta, perché se c'è stato qualche cosa che non andava, di rimanere sempre aperta per far sì di rimanere sempre insieme. Vi auguro delle buone feste a voi e alla vostra famiglia. Speriamo un altro anno le cose negative che si sono dette di dire quando si comincia. L'anno che si diceva l'altro anno che erano cose brutte, invece sono belle. Si è sbagliato tutto. Allora, grazie.